Quest'anno inizia con qualcosa che è un incoraggiamento, anche se molti avrete mandato, avrete ricevuto gli auguri, ti auguro questo, ti auguro il meglio di quell'altro. Ma noi sappiamo che l'augurio è una cosa, è un po' come la speranza. Chi di speranza vive e disperato muore. Amen? Noi abbiamo imparato che la Bibbia in Ebrei 11 dice la fede è certezza delle cose che speri, devi essere certo, non speranza può essere sì, può essere no, no? Certezza è sì. E questa cosa è meglio che ce la facciamo piacere e ce la ricordiamo perché è la chiave della Bibbia. Gesù ogni volta che ha guarito le persone di qualsiasi malattia, problema avessero, ha sempre detto: vengo più in qua. Le sedie non si mettono dietro la colonna, <ride> spostale. <ride> ha sempre detto ti sia fatto secondo la tua fede. Amen? Non la fede di Gesù, ma la tua fede. Tutte le persone che si sono rivolte a Gesù, dal centurione ad altre persone, hanno dovuto dimostrare come la donna ha dovuto cercare di attraversare difficoltà di soldi, di debolezza fisica, di gruppo era tra l'altro, perdeva sangue, quindi era impura, per gli israeliti non possono andare in giro quando hanno il ciclo mestruale, in questo caso poi perdeva da 12 anni sangue e lei è arrivata là e Gesù le ha detto, donna, la tua fede ti ha guarito, Amen? quindi c'è sempre una componente che dipende da noi, non, non facciamo preghiere se Dio vuole, se Dio può, chi prega così non conosce Dio. Non c'è un sé davanti a Dio. Chi mette il sé è perché non è sicuro, allora è come se si vuole proteggere, no? è come se poi va male tutto sommato me l'aspettavo. Eh ma questo non funziona. Amen? Noi dobbiamo imparare quello che Dio ci insegna e questo deve diventare il nostro stile di vita. Quindi se vuoi iniziare una nuova vita lo puoi fare attraverso, attraverso l'accettazione di Gesù nella tua vita. Siamo in Italia, siamo tutti cristiani, siamo tutti battezzati, chi ha fatto la comunione, la cresima, chi si è sposato, ma quanti conoscono Gesù? Quanti parlano con Gesù? Quanti hanno letto la Bibbia di Gesù? Quanti ragionano o si aspettano le cose di Gesù? Vedete, alla fine bastano alcune domande per capire che la nostra fede è basata solo sull'avere avere... O dire la parola fede, ma avere fede è diverso. Amen? Avere fede è come dire a un bambino che sta sopra questo bordo, buttati, e all'inizio, no? Poi quando prende fiducia si butta. Quella è fede. Quindi noi dobbiamo fare la stessa cosa. Quando Gesù ci dice che funziona così, noi dobbiamo crederlo o ci buttiamo? No, se noi rimaniamo qui. Non avremo mai fede, no? Tanta gente dice, io ho fede in Dio, se Dio lo fa, ho fede, no? Fede è credere che Dio lo farà, amen? Credere che tu sei vittorioso nonostante le circostanze, perché credi in Gesù che ti ha detto di credere così, amen? Tu sai già di vincere. È inutile che leggi l'oroscopo. O ti senti l'oroscopo sperando che dica belle notizie? E magari qualcuno dice: oh, Sai quante persone hanno quest'anno un anno positivo? E infatti, sono morti. <ride> Tutti quelli di quel segno se ne sono andati. Cioè, voglio dire, quelli di quel segno non sono morti, non hanno avuto il covid, non sono andati in rianimazione. Quindi, attenzione. Mentre con la fede certamente possiamo combattere e possiamo vincere. Abbiamo in mano qualcosa, amen? Voglio dire che la maggior parte dell'esito ha a che fare con la nostra fede e con la nostra obbedienza, perché così è scritto. Certo qualcuno potrebbe dire, ah, allora vorresti dire che io non ho fede? Può darsi che è una dimostrazione che la tua fede sta calando, oppure deve crescere, amen? Dio non ci dà ad alzare 100 kg se non siamo capaci, parte da cose piccole, da cose personali, per abituarci a fare grandi cose, perché comunque ognuno di noi deve fare grandi cose. Man. Quindi cosa ti aspetti quest'anno? Di migliorare confronto l'anno prossimo? Quello ricevi, quello che pensi, quello ricevi. Abbiamo fatto un messaggio un mese fa che quello che temo mi capita e quello che ho paura mi schiaccia. Parola di Dio, è scritto in Giobbe. Vedete, sta dicendo che la, febbe, la fede è credere in Gesù, ma poi devi cominciare a ragionare. Per, per avere fede e per aspettarti certe cose positive, le devi prima di tutto avere nella testa. Amen? Ora capisco che ragionare verso una persona nella figura di Gesù. E se non lo conosco, io non, non so veramente cosa può fare. Infatti quelli che fanno la preghiera, Gesù se puoi guariscimi. Quando sentiamo o facciamo questa preghiera dobbiamo ammettere che noi non abbiamo fede in Gesù perché non sappiamo cosa può fare Gesù. Tu non puoi dire a Gesù se puoi. Tu devi sapere cosa può fare Gesù. Gesù può guarire? Allora non puoi dire se puoi. Gesù può liberare? Allora non puoi dire se puoi liberare. Anche perché tutto quello che chiederai da fare a Lui, ricordati che Dio te lo rigira a te. Voi, Imporrete le mani agli ammalati e questi guariranno. Marco capitolo 16, versetto 17. Amen? Voi scaccerete i demoni nel nome di Gesù. Non esiste l'esorcista. Tutti, se esiste come nome, che è sbagliato dire così. Allora siamo tutti esorcisti. Perché chiunque crede, guarisce gli ammalati, scaccia i demoni, parla lingue nuove. Ok? Questo dice la Bibbia. Quindi o io credo quello che dice nel Marco capitolo 16 o non ci credo. Se incomincio a togliere e a mettere dei dubbi su quello che Dio mi dice di fare, allora la mia fede non funziona. Io non ti dirò e io non faccio cose che non sono scritte nella Bibbia. Perché so già che se io penso o spingo una determinata cosa che non è sostenuta dalla parola di Dio, io so già che fallisco. Amen? Tu non puoi aspettarti qualcosa che nella Bibbia non è scritto o che addirittura dice il contrario. C'è gente che per far numero racconta favoritismi. Modifica la parola, tu cosa vuoi? Quello? Ti do quello. Tu cosa vuoi? Quello? Il Signore farà anche quello. E tu, ah, che bello! Fa niente che non lo riceverai mai, fa niente che non guarirai mai, che non sarai mai libero, però vivi nella speranza che quello, no? Come c'è gente che va girando le chiese fin quando trova quello che piace a loro. Ma noi dobbiamo fare quello che piace a Dio. Amen? Perché domani ci saranno tante chiese, ma una porta sola d'ingresso, quella fatta sulla parola. Quindi se io o se tu facciamo o accomodiamo certe cose che non sono bibliche, quando andremo lì ci accorgeremo che dice che la porta è stretta, non possiamo entrarci. O perlomeno se devi entrare tu devi lasciare fuori tutto quello che non appartiene a Dio. Quindi, se vogliamo iniziare un anno vittorioso, un anno diverso da quello passato, dobbiamo accettare Gesù. Come Israele era in prigionia per, andare, per essere liberato, ha dovuto attraversare il mar morto, no? è passato dalla schiavitù alla libertà, ma in mezzo c'era il mar morto. Qualcosa dove tutto muore e Gesù è morto sul Golgota. Quindi, quando parliamo di Gesù, non parliamo di un uomo che è morto solamente, ma qualcuno che è morto e che quando noi appassiamo attraverso Gesù lo facciamo nostro, lui è morto, ma noi riceviamo la vita. Amen? Quindi, dalla prigionia, dalla schiavitù, io passo attraverso Gesù a una nuova vita. Lascio la sporcizia. Cosa ha lasciato Israele al di là del Mar Morto quando era inseguito dal Faraone? La schiavitù, la povertà. Mangiavano pane e cipolle. Mentre nel deserto hanno mangiato le quaglie, la manna, hanno trovato l'acqua buona. Cosa che non avevano neanche in Egitto. Eppure si lamentavano. Quindi quest'anno... Tu decidi se vuoi attraversare. Dio non ti obbliga. Hai bisogno di Dio? Credi di Dio? Vuoi avere un anno diverso? Non stiamo parlando dell'anno migliore nel senso fai un rito, fai... no, qua devi sapere che sarai tu a cambiare l'anno che viene, giorno dopo giorno, amen? con la tua mentalità rinnovata in Cristo, perché parlerai come Gesù, amen? perché capirai. Cosa c'è dietro ogni evento, ogni situazione? Vi ricordo sempre, ogni cosa che noi viviamo nel quotidiano, fisicamente, mentalmente, spiritualmente, attorno a noi, ha sempre, sempre una origine spirituale. Quindi, se noi incominciamo a essere guidati dallo Spirito Santo, la soluzione che abbiamo noi è spirituale. Io vi sto parlando così? Perché così parlo a me. E la convinzione che Dio faccia la differenza nella mia vita, indipendentemente da quello che c'è di fronte, dal nemico o da quello che dice la gente. Io non devo vendervi nulla. Io sono qui per testimoniare che così funziona. E tu, superando ogni situazione, tu testimoni quello che Gesù è e quello che Gesù fa. Amen. Ed è una crescita. Così dobbiamo passare anche noi dalla tenebre alla luce attraverso Gesù, cioè dalla vita di prigionia a una vita libera e benedetta in Dio. La nostra vita non è fatta per portare pesi, noi dobbiamo affidarla a Gesù, Lui ha preso i nostri pesi i nostri peccati, le nostre debolezze. Parliamoci chiaro, tutti abbiamo peccato, tutti abbiamo sbagliato. E se non ci fosse qua qualcuno che se li prende le nostre colpe, i nostri errori, i nostri peccati, noi saremmo schiacciati. Quando uno arriva a liberarsi dal proprio peccato, credetemi, si sente leggero. Perché va via lo stress, va via il peso, va via il senso di colpa, va via il senso di inadeguatezza, no? Perché il peccato è come un cancro che piano piano rovina la convinzione. E quello che una volta era giusta, nel tempo pensi che non serve più farlo. E cominci a cambiare modo di parlare, di, di vivere, anche spiritualmente. Cosa accade nel prendere questa decisione? Accade che ci liberiamo proprio dal peccato, dalla condizione di schiavitù, dalla maledizione che regnava nella nostra vita. Fai un po' il resoconto. Come sta andando la tua vita? O come è andata? Riscontri che ci sono delle cose che non stanno andando bene, che si ripercuotono, che ti stancano, che, no? che ti portano a dare quel senso di fallimento? Adesso sovrapponilo a un'altra riga con la tua conoscenza di Dio, con la tua spiritualità. Sempre, sempre troverai la tua linea di vita quotidiana che se va giù, la tua vita spirituale sta andando giù. Ma io ti dico che se adesso, oggi, tu incomincerai a cambiare il tuo stile di vita, incomincerai a seguire Dio, a mettere in pratica la parola di Dio, non quello che ti dico io, perché è tu che lo dici. No, prendiamo la Bibbia e ci confrontiamo. Allora la tua vita affettiva, lavorativa, di salute, seguirà Gesù. Amen? Dio non è pigro, Dio non è mai assente, Dio ha sempre è sempre in funzione, è sempre addirittura in anticipo, mai in ritardo, amen? Quindi noi dobbiamo vivere la stessa vita. Tu immagina se Gesù fosse arrivato un attimo dopo quando Pietro stava affondando. Scusate, ero al bar, Pietro dov'è? Pietro? Prova. Mentre stava affondando. Lui l'ha preso, non so se per capelli, <ride> l'ha preso e l'ha tirato su, perché era lì. Quindi noi possiamo essere salvati perché eravamo qui, perché siamo la sua presenza. Quando tu sei la sua presenza, anche se starai per affondare, mai perderai la vita, mai affonderai completamente perché tu invochi il nome di Gesù e lui è lì pronto a intervenire. Questo è il bello di Dio. E da lui dobbiamo imparare. Quindi non dobbiamo solamente dire Gesù e lui viene, ma essere dove lui è. Gesù ha detto, anche voi mi volete lasciare? Perché parlava in un modo duro, schietto. E Pietro cosa ha risposto? E dove andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna, hai parole che cambiano i fatti. E quello che noi abbiamo scoperto e quello che voglio che voi possiate scoprire è che quando leggete la parola di Dio è la parola che cambia i fatti, è la parola che ci guarisce, che ci dà fede, no? che non ci lascia mai. Quei canti sono belli, ma come fare a realizzarli? attraverso l'obbedienza alla parola di Dio. Non, non ti verrà data un'immaginetta da tenere nel portafoglio, non avrai un gesto da ripetere, chissà, più lo fai più funziona, assolutamente. La fede è qualcosa che hai nel tuo cuore. Se non ce l'hai, tu puoi fare tutti i segni che vuoi, puoi avere il portafoglio quello che si apre così, con tutte le immaginette, non servono a nulla. Tu ricevi secondo la tua fede, amen? Quindi quest'anno deve essere un anno che cambia grazie alla nostra fede. Non hai bisogno che gli altri ti vedano, tu non devi fare le cose perché te lo dico io o perché devi farti vedere da me o da qualcuno. Lo devi fare perché così dice il Signore e così sarai benedetto. Perché quando io non ti vedo, sia nel bene che nel male. Chi ti ricompensa? Non è il pastore, non è il tuo genitore, è Dio che ti ricompensa. Bravo, servo fedele. Se sei stato fedele nel poco, ti do molto. Amen. Ti dà molto ma devi dimostrare un po' di fede devi dimostrare l'ubbidienza devi dimostrare di andare controcorrente soprattutto controcorrente dei tuoi principi devi farli diventare di Dio controcorrente dei tuoi, delle tue priorità se non metti Dio al primo posto ti garantisco che il 2022 sarà peggio del 2021 non perché te lo tiro io perché così è la legge Amen? così è la verità come fai a dirlo? Nello stesso modo in cui dico che c'è la legge di gravità. Ma io voglio che rimane qui. Perché non ci rimane? Perché c'è la legge di gravità. Ma non la vedo, ma c'è. Allora io ti dico che nello stesso modo c'è la legge di Dio. E quello che ti sto dicendo è che funziona così. Quindi o ti adatti a quello che Dio dice... o finisce così. Ma lui è venuto per dirci chi crede in me non sarà deluso. Chi crede in me può ogni cosa perché io lo rendo capace. Noi non stiamo seguendo un Dio che ci dice vai a fare la guerra e poi quando ritorniamo ci chiede come è andata. Quando lui ci manda da qualche parte, quando ci dice di prendere una posizione, perché lui sa che se noi obbediamo, lui sa già l'esito. Lui sa già come finirà, amen. Dio ti ama, quindi mai ti manderà in un posto a soffrire, mai ti manderà in un posto a provare. Lui ti manda per ritornare con la fede maggiore. Ogni volta che superi una difficoltà con la fede, tu cresci di fede. Chi non ha mai superato un momento difficile con la fede non crescerà mai. Tu devi arrivare al problema e cominciare a prendere quello che Dio dice e risolverlo così. Se tu invece cerchi di girare il problema, non, non lo capirai. E poi troverai l'altro più grande. Ma se non hai superato il primo, come fai a superare il secondo? Ma se tu hai superato uno, ti viene quasi automatico dire: Ah ben Signore, se ce l'ho fatta quella volta, con il tuo aiuto ce lo farò anche questa volta. Amen. Perché ti basi sulla fede, ti ricordi cosa aveva detto Dio, hai ubbidito, hai ottenuto, quindi cosa ha detto Davide a Golia? Come ho vinto l'orso, come ho vinto il leone, vincerò te, perché Dio ti metterà nelle mie mani, anzi ti ha già messo nelle mie mani. Quando tu hai questa relazione con Dio, tu sai già l'esito della tua battaglia, amen? Quindi parli di fede. E oggi come oggi, sulla faccia della terra, nella tua casa, nella tua famiglia, ci vogliono uomini e donne di fede che parlano cosa, così come dice Gesù. Non lasciare pareri o, o testimonianze ambigue, devi andare controcorrente, così è Gesù, amen? Quando arriva un cristiano da qualche parte, sapete cosa fa? dà fastidio, perché nessuno si vuole smuovere, ognuno vuole stare nel suo brodo, nella sua posizione di comfort, amen? ma così non li aiuterai mai, perché quando tu ti mischi a loro, tu gli stai dicendo, ma sì, tutto sommato va bene, ricordati ogni tanto, no? Allora, il dottore ha detto di prendere la pillola ogni giorno, fa niente, tu l'importante è che prendi la scatola, anche se ci metti un anno, però l'hai presa. Non è così. Amen? Noi siamo quelli che seguono la parola, amen? Noi non seguiamo il pastore, noi seguiamo la parola. Se il pastore parla secondo la parola, bene, se no se ne può andare, ma anche tu te ne puoi andare, se non segui la parola. <ride> Perché io non faccio il babysitter, io predico la parola, ti insegno, ti spiego, mi metto a fianco, ma poi devi camminare, amen? Perché... Io ti devo mettere in condizione che Gesù possa dire hai ricevuto secondo la tua fede, non la fede del tuo pastore, non la fede di tuo padre, non la fede di tua moglie, la tua fede. Puoi tirare fuori e dimostrare questa fede? Come posso capire che hai fede? Come posso capire che hai la fede giusta? Ce l'hai tatuata? C'è un termometro che misura il livello della fede? Come facciamo a sapere che c'è fede? Perché? Togli la mascherina? Soprattutto parlando. Dal quel normale parlare tu capisci, facendo delle domande, cosa ti risponde? Se ha fede per ricevere? Il, Gesù ha detto a quel padre che aveva il bambino che cadeva nel fuoco a causa di un demone. Il padre ha detto, Gesù, se puoi, guarisci mio figlio. E lui ha detto, no, non se io posso, perché io posso. Se tu credi, io posso guarirlo. Quindi non dire mai a Gesù se tu puoi, perché lui dirà, non se io posso, se tu credi, io posso guarirlo. Se tu credi io posso benedire la tua vita, se, io penso, se, se tu credi io posso darti un anno meraviglioso quest'anno, o benedetto, o se troverai delle situazioni difficili io riuscirò a cambiare l'esito da negativo a positivo, amen? Queste parole eh, positivo e negativo suonano in un modo particolare quest'anno. <ride> Così come abbiamo preso quella decisione? nella nostra vita, cambiare, accettarla, quello che Dio dice per metterla in pratica. Hai deciso di andare a scuola, scuola media, superiore, università? Hai deciso? Devi prendere una decisione, no? Sai che devi fare 5 anni, 6 anni, 10 anni per arrivare a prendere un diploma, una laurea, giusto? Devi decidere. Devi capire cosa devi fare per arrivare ad ottenere. E quando l'hai ricevuto, vedi il sacrificio che hai fatto. La stessa cosa è con Gesù. Tu devi decidere, vuoi diventare un vero cristiano o vuoi solo avere la maglietta con su scritto Gesù salva? Non serve scrivere Gesù salva quando non sei salvato. Devi sapere, devi prendere una decisione. Come Israele ha lasciato l'Egitto, sembra facile, no? Abbiamo detto che l'Egitto è uscito, eh, Israele è uscito dall'Egitto, ha attraversato il Mar Morto e è andato alla terra promessa, no? Verso la terra promessa, perché dopo ha dovuto attraversare anche il Giordano per andare nella terra promessa. Ogni volta ha attraversato qualcosa. Ma cosa ha lasciato? La schiavitù, ma non guardate che la schiavitù, quando sono usciti, poi il faraone con tutti i soldati gli sono andati dietro. Quindi prima se ne sono andati tranquillamente e poi hanno cominciato ad accelerare perché il faraone con soldati, volevano ucciderlo. Amen? Quando tu decidi da di passare da una vita che non se ne fregava niente di Gesù o non sapevi se non qualche messa ogni tanto di Gesù, devi sapere che da quella parte dove non c'era Gesù c'è il diavolo e noi vivevamo da quella parte. Quindi quando facciamo la decisione di andare verso Gesù, avete notato che ci saranno sempre problemi? Eppure cosa c'è? Dovrei diventare più bravo. Vado verso Gesù, vado a leggere la Bibbia, non è che devo cambiare stile di vita se non togliere le cose sbagliate, eppure inizia la persecuzione, inizia a perdere gli amici, magari qualche familiare ti comincia a dire delle cose sgradevoli, sembrano che stanno perdendo un figlio, un amico, e tu stai solamente interessandoti di Cristo per ricevere. Così il faraone stava inseguendo per ucciderli pur avendo visto che stavano andando verso Dio e Dio gli aveva dimostrato chi era quindi sempre quando prendiamo una decisione di seguire Gesù sappi che da quel momento colui che ci tratteneva ne, nelle tenebre non è felice di perderti e quindi magari problemi, attacchi paure, ansie, sintomi tante volte si fanno più evidenti come se ti, quasi quasi tu che fai No, 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 stavo meglio prima, quindi eh, perlomeno era di meno. Adesso sembra quasi che vado da Gesù e le cose peggiorano. È così, perché sono gli ultimi colpi di coda che il diavolo dà prima di uscire. Quando tu sfratti un inquilino da un appartamento e che non voleva andare via, tu pensi che quando uscirà con lo sfratto quella persona ti lascerà la casa aggiustata e ripitturata in ordine o si porterà via i rubinetti, i lavandini e se può ti spacca le porte? Così fa il diavolo, non ti lascerà. Cercherà di colpire perché tu stai cambiando. Satana non è mai contento quando tu cambi, quando tu hai questa situazione. Anche per una semplice patente di guida, ci ricordiamo? Abbiamo dovuto decidere, la devo prendere, non la prendo, quanto mi costa, e comunque ho comunque dovuto fare, ho dovuto studiare, ho dovuto prendere degli esami, no? Ho dovuto decidere, ma poi ho preso la patente. Quindi no, non inventiamoci che Gesù è gratuito, che cade dal cielo. È qualcosa che devi volere. Se tu vuoi, Dio ti viene incontro. Infatti cosa dice? Bussate e vi sarà aperto. Bussate dove? A Gesù. Cercate chi dobbiamo cercare? Gesù. Amen? Non dobbiamo cercare gli altri, dobbiamo cercare Gesù, la sua parola la sua verità. Così è quello che ci aspetta quando poi dobbiamo vivere seguendo Cristo o senza. Quando decidiamo di vivere senza Cristo, chi rifiuta questo messaggio o durante la vita ha avuto la possibilità, come vivrà? Sicuramente avrà grossi problemi caratteriali, emotivi, esistenziali. E sapete? Quando stai male, tu devi cercare di sopperire questo dolore nel tuo cuore, questo disagio. Allora c'è chi beve più del normale, chi si dà al fumo, alla droga, chi si dà ai giochi d'azzardo, alla pornografia, alla prostituzione, alla sessualità. Perché? Perché sta male e allora. Cerca qualcosa per alleggerire quello stato di malessere. Anche il troppo lavoro. Ah, oh, sto lavorando. In realtà, stai scappando dalla, dalle, dalla tua responsabilità. E quindi ti chiudi in certe aree per non confrontarti. Gesù non ci sta accusando, ci sta dicendo: stai vedendo questi sintomi? allora devi capire che dentro di te c'è qualcosa che non va bene. Vuoi cambiare? Vuoi un anno migliore? Vuoi vincere? Gesù è disposto, ma devi, fare, devi avere questo incontro con Gesù. Allora lui potrà agire, no? Vediamo un esempio. In Giovanni 5, dall'1 al 15, Vangelo di Giovanni dal 5, capitolo 5 dall'1 al 15, Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Bethesda, che ha cinque portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina, agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarita da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù vedendo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da tanto tempo, gli disse, vuoi essere guarito? E l'infermo gli rispose, Signore, io non ho nessuno che mi mette nella piscina quando l'acqua è agitata. E mentre io vado, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che sta, era stato guarito, sabato non ti, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. Ed egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ed essi gli domandarono chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma colui che era stato guarito non sapeva che egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e disse, ecco tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che Gesù, che era Gesù colui che l'aveva guarito. Innanzitutto qua cosa vediamo? Come Gesù, quando guarisce, fa una completezza di guarigione. Quindi può compiere nella vita degli uomini e delle donne che sono afflitti da malattie del peccato. Gesù guarisce ogni tipo di malattia. Amen? Quella vasca, Bethesda, vuole dire... Eh, significa casa della misericordia, Betesda. Era così mal ridotta che non aveva neanche più tutta vita. Ma Gesù ha detto: alzati. La prima cosa che gli ha detto è alzati. Nessuno aveva più pietà di lui, nessuno lo aiutava. Il giovane aveva perso anche la speranza e mentre. Eh, Voleva andare perché sempre ci speravano. Qualcuno scende sempre prima di me, c'è scritto. Prova 38 anni, più volte in un anno tu sei là sul bordo, magari devi solo buttarti nell'acqua. Basta che ti giri, ma anche quel gesto, il primo che ci arriva, quasi come se ci fosse una gara. Prova a immaginare: dice, deve venire un angelo e dopo che l'acqua si agita, il primo che entra, quindi. Non oso immaginare la forma di questa cosa, la grandezza, e quante persone erano tutte attorno a guardare quell'acqua, come faremo noi, no? Se io ho un problema e so che questo è il bordo della piscina, eh no? e che quando inizia a bollire e non c'è un giorno, non c'è un'ora, inizia a muoversi, tu ti devi buttare dentro. E tu sei così bloccato che hai bisogno del tempo che altri puf, puf, si sono buttati. E anche tra quelli che si buttano, uno solo, il primo, tutti gli altri, magari lui è, dopo che ha preso lo, la forza di buttarsi, si è buttato ma non è arrivato per primo. Tirati fuori. Guardate che è veramente... Certe volte noi leggiamo ma non diamo peso. E così io penso che tante volte quando trovo quelle persone così distrutte, così amareggiate. basta che ti devo dire la vita non vale niente sono rimasto solo, ho perso quello non ho una malattia, non ho lavoro non ho manco i soldi per mangiare oggi Cioè, sono questi esempi qua cosa c'è nel cuore di quella persona umanamente certo gli dai da mangiare per oggi ma non puoi mantenerlo per una vita allora devi iniziare a spiegargli che la sua sofferenza è la conseguenza del suo peccato. Perché Gesù gli ha detto, è stato molto chiaro, vai e non peccare più perché non ti accada di peggio. Gesù che dice? Qualcuno quando gli dici così dice e che me la stai a tirare, pastore? Non è, uno te la può anche dire, ma non ti succede nulla. Sai quello che ti succede? Quello che è la tua obbedienza tutto ti succede in funzione della tua obbedienza. Se vedi che non cambi, se non vedi che non riesci a servire il Signore, se non vedi che non riesci a portare frutto, tutto dipende solo da te, non dipende dal mondo. Tu hai deciso di dormire, hai deciso che così è sufficiente, ma non c'entra niente con Cristo. Date e vi sarà dato. Chi semina, la sapetela, eh? Come ho detto il peccato intacca gli aspetti della personalità fisico, spirituale. Quell'uomo aveva un corpo malato, un'anima corrotta e uno spirito morto. Molti non sanno come il peccato è entrato, ma molti di meno non sanno come uscirne dal peccato. L'importante è che stasera comprendiamo che il peccato produce malattia, produce guai produce sofferenza, amen? Che sia chiaro, è che l'unica risposta è Gesù. Quando tu credi in Gesù, lui è andato sulla croce per morire per i nostri peccati e questo è per tutte le religioni cristiane. Gesù è morto, è l'unico che è morto ed è l'unico che è risuscitato dalla morte, è Gesù. Poi tu ti vuoi chiamare cattolico, ortodosso, anglicano, quello che vuoi, protestante, Gesù è uno ed è morto per i peccatori che si riconoscono peccatori, ma se rimangono a peccare con Gesù non c'entra nulla che siamo qui o che siamo dall'altra parte. Amen. Dio non fa preferenze. Non ci sono diversità di chiesa, ce n'è una sola, quelli che mettono in pratica la parola di Dio. La parola che Gesù ha detto: "Alza, prendi i tuoi lettucci e cammino". Cammina, fu questa la parola che ha dato animo nello spirito dell'uomo. Quando arriva Gesù, tu lo senti che è diversa quella parola, che dice: dai, alzati, cambia, reagisci, perdona, inizia. E Gesù ti sta dicendo queste parole. Non stare seduto, mo vediamo, non so, le tue giustificazioni, cosa dirà la gente. Hai bisogno o no di Gesù. Rientri in quella categoria che ha bisogno dell'intervento di Dio, credi che il nuovo anno ha bisogno di Gesù nella tua vita? Allora devi fare quello che lui dice. Alzati. Non mi sono mai alzato, sono 38 anni che sono malato. Alzati. Non l'era ripetuto due volte. Vedete quando Dio parla dentro? Tu hai una convinzione. Dio stasera sta parlando a me. Se tu lo ignori, rimani lì, non c'è problema. Ma non puoi, puoi dare, Signore, perché a me non mi hai guarito? Perché a te, come a Lui, come a ognuno di noi stasera Gesù sta dicendo: alzati. Infatti, più tardi, gli disse: Ecco, tu sei guarito, non peccare più perché non ti accada di peggio. Coincide anche con quello che dice Nefesini. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Dio ha vivificato anche noi. Che sia chiaro, chi già viene da tempo in chiesa o crede, Dio sta dicendo, noi, o chi è nuovo e non lo sapeva, di quelli che ci seguono anche, eravamo morti nei falli e nei peccati, nelle disubbidienze. Eravamo morti, produce morte, ma... Chi crede in Dio viene vivificato, cioè la vita entra dentro di te, la guarigione è entrata in quell'uomo e stasera Gesù vuole entrare nella tua vita e portare guarigione. Questa è la natura della liberazione spirituale. Arriva Gesù e tu incominci a sentirti libero da tutto quello che ti ha pesato sulla vita. Non hai più bisogno di scaricare la colpa, colpa di mia madre, mio padre, mio fratello, la nonna da piccolino. Non dare colpa a nessuno. Vuoi essere vivificato da Gesù? Ricevilo. Questa è la natura di Dio. Non comporta soltanto la rimissione dei peccati del passato, ma anche la rigenerazione dello Spirito. Possiamo vedere diversi casi. Di cosa succede quando Gesù interviene nella, nella vita delle persone, no? Ad esempio, vi ricordate il ragazzo che ha portato i pani? Gesù, il bambino, il ragazzino, aveva i pani. Ha incontrato Gesù. Cosa è successo? Che ha moltiplicato il pane e è stato dato da mangiare a tutti anche in abbondanza. Quella donna al pozzo aveva sete la donna, il pozzo, incontra Gesù, fiumi d'acqua viva sgorgeranno da voi. Sempre dove c'è un bisogno e una fede, quando si incontra Gesù, sempre ci sarà la crescita, la benedizione, la moltiplicazione. Amen? Quindi sempre quando tu invochi Gesù, aspettati. Ma ci devono essere i componenti: il bisogno, la fede è l'intervento di Gesù. Prendi il tuo lettuccio e cammina. La vita di Dio aveva iniziato a camminare, a vivere dentro la vita di questo uomo. E poi quando dice, ecco, tu sei guarito, non peccare più, che niente ti accada di peggio, dove l'aveva trovato? Non per strada. Lo trovò nel Tempio. Vedete, ogni singola parola ha uno specifico significato. Noi dobbiamo predicare la parola fuori, ma è in Chiesa che vanno curate le persone, che vanno insegnate, ammaestrate. E nel Tempio ha detto vai e non peccare di più perché non ti accada di peggio. Non gliel'ha detto per strada. Gli ha detto: nel luogo dove si può dire tutto per curare, riprendere e insegnare. Lì la Chiesa è come un pronto soccorso, un ospedale dove si portano le persone che stanno male. È la scuola dove si insegna a capire le verità di Dio. Amen? È il luogo dove si portano le persone sole perché trovano la famiglia, trovano il Corpo di Cristo. La Chiesa, singolarmente fuori, non esiste. Amen. Fuori evangelizziamo ma qui noi curiamo, qui ci troviamo. Amen. E questa è la parola che mi ha toccato, che mi ha rivelato quest'anno, questa cosa di evangelizzare fuori ma curare dentro. Okay? Quindi portarli dove esiste la Chiesa. Perché la Chiesa esiste per testimoniare Gesù, ma è la famiglia di Dio che poi si sviluppa nella Chiesa. La prima cosa, e vado verso la fine, la prima certezza è che gli dice sei guarito. La prima cosa che la persona che viene a Gesù deve sapere è che Gesù guarisce. Non devi avere dubbi. Devi rassicurare, mettere nella posizione in cui la persona comprende. Vedete, non ha detto quella cosa all'inizio. Guarda, devi smettere di peccare perché se pecchi. No, prima lo guarisce. Quindi partiamo che Dio interviene nella tua vita, Dio ti ama e Dio vuole toccarti stasera. Amen. Un qualcosa che non è da mettere in dubbio o da discutere, è qualcosa che dobbiamo credere, perché il momento in cui tu credi, Sapete la prima cosa che fai è rallegrarti. Ti rallegri, amen? Due, non peccare più. Una vita vittoriosa. Uno che non pecca più, cosa fa? Vince sempre, non, non fallirà, non perderà battaglie. Gesù non avrebbe mai detto una cosa del genere se non fosse sicuro o se non avesse, re, non avesse res, eh, reso possibile la possibilità di non peccare più. Amen? Non ce lo ordina sulla nostra incapacità, ce lo dice sulla sua disponibilità di aiutarci. Ogni cosa è possibile a chi crede in Cristo. Amen? E poi dice non peccare più perché non ti accada di peggio. Il non peccare più è anche un fatto di lealtà. Tu ti prendi un impegno ad essere leale. Dopo che noi abbiamo conosciuto Cristo, ci siamo battezzati, nel momento in cui abbiamo peccato, noi abbiamo rotto questo patto di lealtà con Gesù. Quando noi disubbidiamo, noi, noi rompiamo questo patto. Allora dobbiamo assicurarci che come abbiamo deciso io voglio conoscere Gesù e credere, ma poi devi mantenerti, devi alimentare il tuo rapporto con Gesù, non rimane fa tutto Lui, tu devi cercarlo ogni giorno, devi mangiare della sua parola ogni giorno, devi ubbidire ogni giorno, allora Lui si mostrerà sempre di più e potrà fare, ma non che non vuole, dipende dalla nostra lealtà. Chiedete, chi è che deve chiedere? Lui o noi? Lui. Quindi se io smetto di chiedere, io smetto di ricevere. E quindi la lealtà, vai e non peccare più. Quindi se peccava, cosa succedeva a quel ragazzo? Quell'uomo, 38 anni, che stava male e addirittura poteva stare peggio. Non era una, 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 una minaccia, era un avviso di come stanno le cose. Amen? Ed era anche per capire da dove è iniziato tutto. Il più delle volte, se noi andiamo a vedere certe cose nella vita, iniziano ad accadere nel momento in cui hai iniziato a peccare. Quando tu hai deciso di disubbidire, da quel momento il peccato è entrato e comincia a produrre danni. Punto. La vita di fede è una vita di completa dipendenza dal Signore. Amen. Così facendo Dio insegna che c'è un solo luogo di vittoria nella fede in Cristo. Concludo. Stiamo capendo che Gesù stava dicendo: "Se tu stai con me, tu sei benedetto". Quindi impari che l'unico posto dove stare come persone è alla presenza di Dio, che non vuol dire chiesa alla domenica alle ore 19, ma ogni giorno tu ti alzi e incominci a parlare con Lui, a leggere la Sua parola e incominci ad avere questa intimità con Lui, perché Dio è in ogni luogo a me, poi c'è il corpo di Cristo, ma c'è la vita personale con Cristo. Tutta la settimana ti alimenti da solo leggendo e pregando la Bibbia. Dando ogni, tempo, ogni giorno un po' di tempo, e la domenica o altri incontri col corpo di Cristo, dove Dio unisce i Suoi figli. Anche perché vi ricordate, Pietro riuscì a camminare fin quando ha tenuto gli occhi su Gesù. Quando ha tolto gli occhi di Gesù, da Gesù è sprofondato. Quindi cosa vuol dire? che finché noi guardiamo Gesù, crediamo in Gesù, noi possiamo vedere ogni cosa cambiare, possiamo avere la fede in Gesù. La lealtà con il Signore non è un'opzione nella vita del cristiano, ma è un obbligo, un impegno. Perché? Perché vogliamo piacere al Signore. Quindi quando tu hai capito queste cose, sei tu che adesso smetti di ascoltare me e incominci ad ascoltare lui e cominci a parlare con lui, signore allora io quest'anno, come, come devo fare per iniziare questo tempo? Come posso migliorare la mia vita? Come posso di evitare di... che accadano le cose che sono successe l'anno scorso? È importante che tu comprendi chi è Gesù, che tu possa aprire il tuo cuore, che tu possa comprendere cosa vuole Dio dalla tua vita, che possa incominciare a parlare con Gesù. Chiudi i tuoi occhi, non guardare a me, chiudi i tuoi occhi. Prova a immaginare Gesù. Riesci a immaginarlo Gesù con la, con la tua mente, sforzandoti. Come lo vedi? Riesci a vederlo? Dove sta? Cosa sta facendo? Cosa ti sta dicendo? Allora parla con lui. Comincia a fare le tue prime preghiere dirette. Tu non trovi un foglio scritto dove leggere una preghiera. Tu devi fare la tua preghiera con il tuo cuore. Padre, nel nome di Gesù, ti prego per ogni persona che è qui, in modo particolare per le persone nuove o quelle che ci ascoltano da casa, che hanno bisogno di sapere la verità, ti prego padre che stasera possono veramente comprendere come fare a sperimentare una nuova guida, come possono fare ad avere fiducia in te. Ma sappi che Gesù non è complicato, Già il fatto che sei qui vuol dire che lui ha lavorato in tal modo da convincerti a creare tutte quelle condizioni per poter non essere a casa o con i tuoi amici, trovare qualcuno disponibile che a quell'ora ti portasse addirittura qui e che qui si parlasse di qualcosa di cui tu avevi bisogno. Per questo Spirito Santo ti prego in questo momento di toccare la vita di queste persone, di benedirle, Signore, affinché possano comprendere che Tu hai preparato questo appuntamento con ognuno di noi e che vuoi benedire quest'anno che inizia, il 2022, ma basato su un rapporto di amicizia, un rapporto parietario. Tu parli e noi ascoltiamo. Tu dici e noi obbediamo. Tu fai e noi riceviamo. Quindi in questo momento apri il tuo cuore e comincia a ricevere nella tua vita lo Spirito di Dio che nella tua mente sovrabbondi la parola di Dio. Scacciando via ogni pensiero negativo che ti ha accompagnato, ogni paura che ti ha accompagnato, vada via adesso nel nome di Gesù Cristo. Come abbiamo detto, invoca il nome di Gesù, confida in Lui, dai a Lui i tuoi pesi. Ricevi nel nome di Gesù Cristo. E nel nome di Gesù Cristo voglio prendere autorità sopra ogni podestà. Principato, Signoria, Spirito maligno nel nome di Gesù e allontanarlo dalla vita di ognuno di noi. Vogliamo benedire la nostra casa, le nostre vite, vite mettendo il sangue dell'agnello su quell'architrave, sugli stipiti della nostra casa, della nostra vita, affinché anche quest'anno, ancora una volta, non saremo toccati. In un modo malefico, dalla malattia, dalla morte, ma tu ci proteggerai ancora una volta e come chiesa potremo testimoniare l'ubbidienza, la fede, la guarigione in ogni area per ognuno di noi e per ogni persona che tu ci manderai, affinché possa diventare tuo figlio, tua figlia, conoscere la verità ed essere libera da ogni peccato da ogni maledizione, da ogni legame. Per questo ti ringraziamo Padre e ti benediciamo nel nome di Gesù. Grazie Padre. Vogliamo salutare coloro che ci hanno ascoltato da casa, vogliamo benedirvi e darvi appuntamento a domenica o se avete bisogno scrivete, chiamate per poter trasformare quest'anno in un anno di vittoria. Che Dio vi benedica.